Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi non solo abbiamo un Francesco Pardini totalmente spettinato, ma soprattutto abbiamo un enorme special guest per presentarvi un po' anche l'evento, diciamo, dell'anno in Italia. Ciao Pino, presentati, anche se insomma ti dovrebbero già conoscere. Ciao, sono Giuseppe Canto, conosciuto ormai col nome di Pino, sono un organizzatore, uno degli organizzatori italiani, e sono Regional Professor Coordinator per l'Italia, cioè coordinatore degli arbitri. Senti, prima di fare il serio, sì, una domanda che sicuramente in tanti gli sarà anche balenata e che io me lo sono sempre chiesto: hai cambiato cognome dopo aver cominciato a organizzare il mondo dei Pokémon, oppure hai cominciato a organizzare tornei nel mondo dei Pokémon perché avevi un grande cognome? No, nessuna delle due. Siamo qui a parlare insieme oggi di questo evento che, insomma, ve lo volevo un po' presentare, e ovviamente vi ho portato l'organizzatore che vi può dare più dettagli di me, che è lo Special Premier Event Treviso Open 2017 del 6 e il 7 maggio, che ovviamente basta leggere anche la grafica in sovraimpressione. È il torneo più importante dell'anno organizzato in Italia, giusto Pino? Raccontaci un po' com'è andata l'organizzazione, il perché di questo torneo. Allora, il problema che tutti conosciamo ed è noto è che l'Italia quest'anno purtroppo non ha avuto campionati regionali. Nel lontano dicembre mi è stato chiesto direttamente da TPCI se me la sentivo di organizzare uno Special Premier Event. Lo Special Premier Event è un gradino sotto a quello che è il campionato regionale, diciamo. Devo essere sincero, perché TPCI, quindi Pokémon, non passa granché, quindi diciamo che questo evento è organizzato con quelle che sono le nostre forze, sia economiche e dei nostri sponsor che in qualche modo ci stanno aiutando. Quindi dal punto di vista... Io l'ho voluto fortemente... Perdonami se ti interrompo, dal punto di vista competitivo è il torneo più grande in Italia, poiché non avendo regionali ed essendo questo il format che si avvicina di più al regionale, insomma, merita assolutamente la partecipazione. Esatto, infatti questa è una cosa che ci tengo a dire, in particolare, che questo non è l'evento mio come Giuseppe Canto, ma è l'evento di tutti gli italiani. Cioè, questo è l'evento e dovrà essere l'evento per dimostrare a Pokémon che noi l'anno prossimo meritiamo un regionale. Ovviamente il regionale non sarà poi organizzato da me, ma questo poco importa. Noi dobbiamo far vedere che noi ci siamo, che la base dei giocatori, sia di videogame che di carte, è importante in Italia e che meritiamo avere un campionato regionale per il prossimo anno. Questo è quello che mi ha spinto più che altro a volere e fare questo torneo. Beh, infatti noi non a caso siamo qua a pubblicizzarlo, anche perché insomma tu come me e più di me negli anni hai sempre portato avanti molte attività per passione, perché poi come al solito dove c'è la passione la rimessa è certa, diceva la mia nonna, e quindi beh, è molto importante dare quasi una prova di forza per noi italiani, per far vedere che siamo un grande movimento. Ed io ci scommetto anche che sarà un torneo con tanti partecipanti. Io stesso parteciperò, vi annuncio che farò lo stream del torneo, e voi vi potrete domandare come farò a commentare se giocherò le partite. Infatti sarà uno streaming sul mio canale, ma senza commento, poiché giocherò poi non appena verrò sbattuto fuori. Quindi se non farò la famosa Top Cut, mi metterò allora a commentare. Mi auguro ovviamente di commentare o di non commentare affatto il torneo, però insomma sarà comunque un modo per darvi anche questo grandissimo evento in streaming a chi non potrà venire a partecipare. Ma se vorrete partecipare, qui in descrizione io vi lascio il sito del torneo per poter avere tutte le coordinate geografiche e quindi anche organizzarvi, considerando che è un grande torneo appunto su due giorni, così come se fosse un nazionale, e poi il link per le pre-iscrizioni, che sono molto importanti, così che il nostro Giuseppe, a seconda dell'affluenza, possa organizzare al meglio l'evento.
Vogliamo dare anche qualche altro dettaglio, Giuseppe, sull'evento? Il torneo sarà strutturato su due giorni. Fondamentalmente ci sarà un main event, cioè che è l'SPE vero e proprio, sia di carte che di videogame. Si giocherà il sabato 6 maggio, tutta la fase, diciamo, eliminatoria, e fino alla top cut, ad eccezione verosimilmente delle categorie junior e senior, che notoriamente non sono elevate, e quindi contiamo di concludere tutto il sabato. La domenica ci sarà la top cut sia del videogame che delle carte per quanto riguarda la categoria master, che grazie al tuo canale potremo praticamente visionare in diretta. E, per quanto riguarda poi la faccenda dei side event, anche la domenica sarà un giorno importante, perché avremo il mid season di videogame, quindi un altro torneo importante sotto, diciamo, l'SPE, ma maggiore delle Premier Challenge. E poi avremo, per quanto riguarda il torneo di carte, avremo la Treviso Cup, che non è altro che una League Cup, nonché la pre-release della nuova espansione di carte Guardiani Nascenti. È una nuova espansione di carte in italiano che appunto coincide, la cui uscita coincide con il 6 e 7 maggio, e quindi abbiamo approfittato di questo evento anche per fare questo torneo di presentazione. La location è una location piuttosto esclusiva, perché è un hotel centro congressi, uno dei più grandi di Treviso, dove vengono fatti degli eventi molto importanti, quindi insomma ripeto, l'impegno economico è notevole, però la location è esclusiva e vale veramente la pena. Perdonami, scusami se entro a gamba tesa, l'evento sì, non sì. Si limiterà quindi allo special premier event, ci sarà questo mid-season di side event, quindi qualora uno venga anche brutalmente sbattuto fuori da un critico durante lo special premier event, non è che avrà perso un viaggio, perché potrà comunque prendersi i punticini se gli interessano i punticini, oppure divertirsi, continuare a divertirsi giocando al torneo domenicale, che comunque non è proprio una premier, è un mid-season, quindi è qualcosa assolutamente di più. Anzi, è il torneo che fino adesso in Italia come format, dico, abbiamo potuto ambire come massimo prima di questo special premier event. Io, ragazzi, cos'altro dire? Mi sembra che abbiamo un'assoluta qualità dell'evento, una quantità anche di divertimento potenziale davvero enorme. Io ci sarò, vi invito quindi anche voi magari a vincere un po' la pigrizia anche, e a provare a mettervi alla prova al torneo più grande dell'anno in Italia, il 6 e il 7 maggio a Treviso. Sito che è Treviso Open 2017, tutto attaccato, .wordpress.com. Lì potete trovare tutte le informazioni sull'evento, sui tornei, nonché al link registrazione ci saranno i link praticamente che vi rimanderanno alla forma di registrazione, sia per quanto riguarda le carte che per quanto riguarda il videogame. Il nostro Pino è un po' all'antica, i link in descrizione non gli piacciono, preferisce dettarvi direttamente il link. Trovate tutto qua sotto, tranquilli. Prego, prego Pino. Esattamente. Dicevo che per quanto riguarda invece il mid-season, le iscrizioni verranno fatte on site, quindi verranno fatte direttamente sul luogo dell'evento, già a partire da sabato sera per coloro i quali purtroppo non potranno andare avanti o che gli è andata male, insomma, il torneo gli è andata male l'evento principale. Insomma. Beh, magari uno fa top 16 allo special premier event e poi non fa la top 8 ma vince il mid-season, alla fine prende anche più punti. Un'ultimissima cosa. Allora, come premio sia per le carte che per il videogame, ci sarà una esclusiva playmat praticamente, che è stata, il cui logo è stato autorizzato, diciamo, da TPCI. Ecco, questo ci tengo a dirlo, perché non potevamo fare tantissime cose, però una playmat comunque autorizzata da TPCI è una cosa abbastanza importante, ecco. Quindi ci sarà questo, oltre naturalmente a tutti gli altri premi che stiamo approntando e che verranno pubblicati nel sito ufficiale quanto prima. Insomma. In più, qua a sorpresa, poi daremo dei dettagli
anche maggiori nelle prossime settimane, dove i vari dettagli organizzativi che stanno a noi verranno rivelati. Durante lo streaming ci saranno anche dei giveaway, ma offerti dagli sponsor della manifestazione, ma questo poi insomma ve lo sveleremo, giusto perché vogliamo fare le cose in grande e vogliamo far vedere che l'Italia Pokémon merita assolutamente il prossimo anno un regionale o un nazionale, qualora torni il format passato. Pino, a questo giro abbiamo davvero detto tutto. Un salutone ragazzi, sì. A presto, noi ci vediamo. Un saluto a tutti e mi raccomando, iscrivetevi e siate in tanti. Ci tengo, grazie ragazzi. E ci tengo anch'io. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video, virtualmente, ma se vorremmo anche vederci e scambiare qualche chiacchiera, 6-7 maggio a Treviso. Ciao a tutti ragazzi, da me e dal buon Pino. Ciao.